Benvenuto a Carla Massaro, candidata a sindaco alle prossime elezioni comunali al comune di Piana di Monteverna. Benvenuta. Benvenuta a lei. Lei praticamente ritorna in politica a candidarsi, però come sindaco questa volta. Innanzitutto perché? Allora, perché dopo 10 anni di amministrazione, prima partita nel 2014 con il dottore Giustino Castellano e poi è proseguito questo mio percorso nel 2019 con Stefano Lombardi per portare avanti un po' il progetto che ci siamo prefissati con Giustino Castellano. Esatto, lei poi a un certo momento ha deciso, ho deciso di andare via. Ho deciso di andare via perché il progetto che era stato iniziato nel 2014, che era un ottimo progetto, che abbiamo risanato anche un comune disastrato, un comune che poi abbiamo chiesto dissesto con Giustino Castellano, e io ero convinta che poi nel 2019 questo progetto cominciato potesse avere la stessa piega. Poi mi sono resa conto nel... Dopo 2 anni, dice, forse un po' tanto, vabbè, ma meglio tardi che mai, mi sono resa conto che questo progetto non era più lo stesso. E quindi io ho deciso di andare via per la mia strada e proseguire magari un altro cammino. La sua lista immagino che sia completamente nuova. È composta da chi prevalentemente? Allora, prevalentemente è composta da giovani, perché secondo me i giovani sono il futuro che tutti noi ci aspettiamo, perché è tutto nelle mani dei giovani. Però all'interno di questa lista ci sono anche altri 4 candidati che già hanno fatto parte di un'amministrazione. Parlo di Andrea Mongillo, il quale è stato nell'opposizione, e poi parlo di Rocco De Crescenzo e anche di Sandro De Francesco, che è stato il capogruppo di maggioranza che prima di me, per motivi anche non legati soprattutto alla stessa linea che non era stata seguita dal 2014, nel 2019 è andato via, ha abbandonato la maggioranza. Senta, c'è qualche argomento, cioè qualche iniziativa, qualche progetto che secondo lei va bene, che ha fatto il sindaco che ora hai abbandonato? Guardi, io di progetti non ne ho visti, se non un certo personalismo del sindaco Stefano Lombardi. In realtà non ha pensato alla collettività, ma ha pensato al suo essere. Che cosa invece lei non avrebbe fatto? Le cose che lui ha fatto. Io sicuramente mi sono messa in gioco sempre per il bene del paese, perché io sono nata a Piana di Monteverna, vivo a Piana di Monteverna e lavoro per il bene del paese a 360 gradi, e non le nascondo che oggi, no, noi stiamo entrando nelle case e mi dice: se lei sarà eletta cosa farà? Io mi impegnerò sempre per il bene del paese e per i cittadini, per dare una dignità al paese, cosa che non è stato fatto. Se noi facciamo un giro nel nostro paese, molto spesso ci vergogniamo perché ci sono tante tante cose abbandonate. Due delle cose che vorrebbe fare subito, non appena sarà eletta. Allora, innanzitutto dare decoro al paese, perché non ce n'è più. E poi fare la cosa imminente, perché in quest'ultimo periodo siamo bersagliati da ladri nel paese, siamo nel 2024, e dare una videosorveglianza, un sistema di videosorveglianza, e qualora possiamo e ci impegniamo anche a mettere una squadra di vigilanza sul territorio. Perché dovrebbero votare la sua lista? Dovrebbero votare la nostra lista per un cambiamento e dare fiducia che noi ce la metteremo tutta. Le lascio pochi secondi per lanciare un messaggio ai suoi concittadini. Allora, se credete in noi, votate Piana Viva, lista civica Piana Villa, candidato sindaco Carla Massaro. Bene, il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno termina qui. Grazie al nostro ospite, alla prossima. Sigla.